La bambina non è morta, ma dorme. In queste parole di Gesù c'è tutto il cristianesimo. Mentre il mondo, cioè chi non conosce il potere di Gesù, vede solo morte, fallimento, chi ha conosciuto il Signore nella propria vita, cioè chi ha conosciuto il suo amore, che perdona ed è capace con il suo perdono di tirare fuori dalla situazione più terribile qualsiasi persona, nelle circostanze più dure, laddove la speranza umana cede il passo alla disperazione, vede la vita oltre la morte. Allora ascolta bene, non c'è situazione, per quanto drammatica, più forte dell'amore di nostro Signore Gesù Cristo. Immagina se i tuoi occhi fossero purificati, aprendosi su qualsiasi evento della storia, sul tuo matrimonio che sembra oggi distrutto, su tuo figlio che oggi è in una crisi spaventosa, vedrebbero Dio. Cioè, non vedrebbero persone e situazioni morte, ma solamente addormentate, che hanno bisogno di essere destate alla vita dall'annuncio della Chiesa, dall'annuncio che in questo momento io ti sto facendo, e cioè che Dio, per amore tuo, ha inviato il suo figlio, che ha offerto la propria vita sulla croce, è morto in ciò che ai nostri occhi oggi appare morto, e da lì è risuscitato. E risuscitato si china oggi su di te e prende la tua vita, prende quella situazione, quella relazione che sembra morta, e la ridesta alla vita. Ascolta e appoggia la tua vita su questa parola, che significa toccare e lasciarsi toccare, sfiorare dalla sua parola fatta carne, che al contatto con la tua sofferenza, con la tua morte, attrae su di sé la corruzione della morte e del peccato per darti in cambio la purezza della sua vita. Ricordati, Gesù Cristo ha reso ogni morte un sonno pronto a ridestarsi per la vita che non muore.